L'inizio della guerra, cioè c'è un derby tra Dinamo Zagabria e Stella Rossa, tra due tifoserie che si detestano, un derby, scontro tra gli spalti, sostanzialmente i tifosi entrano allo stadio, la polizia era a maggioranza jugoslava, maggioranza serba, quindi era per gli ospiti e non per i tifosi di casa, c'è lo scontro, picchiavano soltanto i tifosi di casa, quindi i croati, a quel punto un giocatore della Dinamo Zagabria, che oggi è un ottimo commentatore di Sky, uno dei più grandi commentatori, grande calciatore, Zvonimir Boban, dà una sorta di calcio volante a un poliziotto che stava infierendo su un tifoso della Dinamo Zagabria. Lì per molti comincia la guerra, a conferma forse del fatto che il povero Farouk non ha le colpe che gli ha dato qualche storico. Posso aggiungere solo una cosa rispetto a quello che diceva lui, mi sembra emblematica. Allo stadio Maximi di Zagabria hanno messo una targa con scritto agli eroi che in questo stadio cominciarono la guerra contro la Serbia.